Amici, qui in questa magica serata sulla terrazza del Polo Nautico a Salerno le sorprese e gli artisti non mancano all'evento artistico-culturale Italia-Perù. Infatti sono in compagnia di un grande professionista, ma soprattutto di un grande artista. Parlo del dottor Fontanella Nicola, ormai un amico di tutti, un amico insomma di tutte queste iniziative di grande solidarietà, ma oltre a essere uno stimato odontoiatra del Gragnanese, ecco che lui è un amante della musica e della canzone napoletana. Buonasera, benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito in questa che è la serata, insomma, senza precedenti proprio per il sodalizio vincente tra arte, cultura, musica e poesia. Lei questa sera ci farà ascoltare dei brani di musica e canzoni napoletane. Sì, 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 delle canzoni napoletane classiche che diciamo si sposano un po' con la tradizione nostra napoletana e abbiamo fatto un connubio con la tradizione peruviana. Perfetto. Io le devo chiedere una curiosità. Sì. Lei è odontoiatra, quindi tutti i giorni è impegnato sul fronte medico ospedaliero. Quando ha poi il tempo di prepararsi e quindi anche gli arrangiamenti dei brani musicali con i quali lei si esibisce simpaticamente con amici e non solo? È un'indiscrezione naturalmente questa. C'è un po' il sabato che è la giornata un po' meno impegnata, per me mi diletto un po', ho un po' di attrezzatura a casa e riesco a combinare qualcosa, però premetto, volendo parafrasare un po' l'avvocato Renzulli, io faccio il dentista per vivere e il cantante per non morire, però cantante a livello diciamo amatoriale. Non ho mai studiato musica e tutto quello che sentirete, spero sarà di vostro gradimento, ma è tutto naturale, senza studio e senz'altro. Quindi è una passione che lei nutre da sempre, sì, che è riuscito per fortuna a coltivare, malgrado un'attività impegnativa. E questo è veramente lodevole per lei e per gli amici che la seguono e che la amano, perché oggi che sono arrivata qui a Salerno, essendo io pugliese, hanno parlato di lei come insomma di un artista straordinario. Adesso io sono curiosa di vederla all'opera, ma soprattutto ascoltare la sua magistrale interpretazione. Vogliamo svelare agli amici quali saranno i cavalli di battaglia di questa serata? Sì, canterò delle canzoni napoletane classiche, canzoni molto antiche, per esempio Io te vorrei vasà di Vincenzo Russo e di Capua. Una canzone che è stata scritta nel 1900, seguirà un'altra canzone pure scritta nel 1930, Tutta per me, e poi concluderò con il successo internazionale, la canzone che ci rappresenta un po' in tutto il mondo, che è O sole mio, che un'altra. Quella naturalmente gli italiani, i peruviani e anche tutti i salernitani che ci hanno raggiunto più tardi andranno così insomma a sposare in maniera imperiale questa serata attraverso insomma questo inno trionfale. Ed allora, caro dottore, lo chiamiamo così perché comunque fondamentalmente rimane odontoiatra, non lo dimentichiamo, ci vediamo più tardi e soprattutto lo ascolteremo. Mi raccomando, seguiteci.